a tutti, sono Enya e bentornati in questo nuovissimo video. E benvenuti alla prima reazione, primo commento della prima puntata della sesta stagione di Younger. Ci saranno degli spoiler, quindi per chi non ha ancora visto la puntata, prima la guardi e poi torni su questo video per sapere cosa ne penso, perché altrimenti non so come commentarla se non attraverso gli spoiler. La programmazione sarà sempre questa perché io, siccome sono povera e devo guardare per forza le puntate in streaming, quindi dipendo anche dai siti streaming. E pare che esca di venerdì la puntata, quindi io il sabato di solito la guardo e poi vi faccio il video perché il venerdì non posso guardarla. Comunque, vabbè, partiamo subito. Quindi, per voi che non ancora avete guardato la puntata, potete chiudere il video e tornare quando l'avete guardata. Invece, per chi già l'ha vista, partiamo subito con il commento di questa puntata e voi ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché devo sapere se sono io che penso queste cose oppure le pensate tutti. Allora, inizio proprio malissimo perché io, essendo Team Josh, mi viene il ribrezzo guardare Liza e Charles insieme. Poi, tra l'altro, Charles le ha detto anche ti amo. Lei ovviamente è scappata perché ha fatto bene. Nel senso, cioè, ma che cazzo, no. E, no, cioè, a me viene il ribrezzo quando guardo Charles e Liza insieme, perché, ripeto, io sono Team Josh e quindi non li posso guardare insieme. Bianco. Ricordiamoci che Charles si era dimesso, quindi Kelsey è il nuovo capo boss, però si incazza spesso, cioè il primo giorno da nuovo capo e già si deve incazzare, poverina ovviamente, perché essendo un nuovo capo, appunto, prima deve capire come funziona, perché lei è comunque una persona molto rigorosa, quindi sì, ecco, cioè deve capire come va il nuovo lavoro. Poi ovviamente ha scoperto già dal primo giorno che comunque essere il capo ha molti stress, comunque molte cose da fare, deve correre di qua e di là e deve, cioè comunque ha delle responsabilità in più, quindi già partiamo stressati, questa povera Kelsey. Poi la moglie di Josh, ricordiamo che torna dalla fine della quinta incinta, e dice a Josh che il figlio è suo, e pare che in questa puntata Josh sia felice di avere il suo figlio. Però io non tanto, perché ripeto, Team Josh e Liza insieme. Poi cosa succede? Diana pensa che Kelsey abbia una relazione con un editore, ma alla fine si scopre che in realtà è Liza. Lui Liza va in difesa di Kelsey. Questa cosa mi è piaciuta molto perché si vede che comunque Liza ci tiene a Kelsey e quindi non vuole farle perdere il lavoro e comunque non vuole che lei si stressi di più di quello che già c'è, perché appunto ripeto, nuovo lavoro eccetera eccetera, quindi anche perché Kelsey è molto giovane. Poi vediamo che Josh in realtà si è contento per il figlio, ma vuole fare comunque il test di paternità, perché la moglie che si è sposato la quarta stagione, a me non piaceva, cioè mi sono incazzata troppo. Credo che il finale della quarta stagione sia stato il più devastante per me. E lei non mi fido di lei. E Josh fa bene a fare il test di paternità perché a quanto pare non si fida neanche lui. E poi niente, ecco, abbiamo Diana, una presa di crisi. Che mi piace troppo quando Diana ha queste crisi, perché poi si va a sballare, si va a imbriacare nei locali, e questa cosa mi piace troppo. A parte vedere Diana al lavoro, una persona molto molto seria, che si fa rispettare, e poi va nei locali a imbriacarsi, cioè per me sono le scene migliori. E quindi Liza e Kelsey vogliono andarsi a sposare con lei per tutta la faccenda delle relazioni di cocciarsi eccetera, però lei si incazza ancora di più guardandole, e però loro
riprendono la sua fiducia, questi scrivono la sua fiducia mettendo la sua canzone preferita, facendo mettere la sua canzone preferita, e quindi tutte quante si divertono. Quindi Diana ovviamente perdona soprattutto Liza in realtà. E lo vediamo anche dalla mattina dopo, che comunque il suo atteggiamento fa capire che ha perdonato Liza per quello che ha fatto, per quello che sta facendo. Perché comunque Charles e Liza si vedono ancora, cioè non è che, cioè purtroppo sì. Poi Josh ha fatto il test di paternità e il figlio è suo, quindi diventerà padre, purtroppo. E cioè no, anche perché poi questa scena è stata un'altra cosa molto devastante, perché Liza gli dice che lo aiuterà il bambino, dicendo io sono esperta di bambini e quindi li posso aiutare, ma no, allora se tu volevi dire cosa del genere lo facevi con Josh, un bambino, va bene? Anche perché lui poi le risponde noi ci siamo lasciati perché appunto per cosa dei bambini, quindi la rinfaccia la loro relazione, il motivo per cui si sono lasciati è appunto perché per questa questione dei bambini, lui voleva un figlio, lei ha 40 anni, cioè si mette a fare un altro figlio, ma sì, cara, dovevi fare un figlio con Josh, ci devi pure sposare, perché ricordiamoci che Josh ha chiamato Liza a baciarsi con Charles il giorno in cui lui voleva farle la proposta di matrimonio, e là è stata una cosa, cioè, bruttissima, e questa cosa mi ha ferito molto. Il fatto che Josh abbia rinfacciato a Liza il motivo per cui si sono lasciati. E alla fine poi vediamo Charles che compra un nuovo letto a Liza, perché all'inizio della puntata lui c'ha il mal di collo perché sostiene che il letto di Liza faccia cagare a cazzo, infatti è così, e quindi le compra un nuovo letto. E lo viene a scoprire in realtà tramite Maggie, la sua coinquilina. E quindi Liza dopo il lavoro va da Charles e dice ah, grazie per il nuovo letto, ma che davvero? E tu dici sì, davvero, perché io ti amo, quindi devo fare qualsiasi cosa per la donna che amo, ma che cazzo dici, mamma, fanculo, veramente. Lei è molto felice, lui appunto le ripete che la ama, e poi vabbè, finisce in realtà con loro due che si danno appuntamento a cena, e perché comunque poi Charles ha un appuntamento con il tizio Zig, no? Ed eccoci arrivati alla conclusione, perché sì, alla fine Young rimane una serie TV molto leggera, e quindi se volete vedere una cosa con i vostri figli, o magari se non avete tempo di guardare una serie TV molto lunga e diciamo troppo pesante, con puntate da 40 minuti o magari anche 50 minuti, un'ora, c'è comunque questa, nonostante appunto è iniziata la sesta stagione, le puntate si vedono in un lampo, poi non sono neanche tantissime. E quindi nonostante mi scleri, le mie impressioni su questa puntata sono comunque molto positive, anche se in realtà spero che nei prossimi episodi possa esserci qualcosa di più accattivante, perché comunque adesso nella prima puntata, comunque anche nelle prossime, non solo nella seconda e terza, devono comunque riprendere le cose che avevano lasciato in sospeso dalla quinta stagione. Quindi spero che comunque si ingrani un pochino e comunque chiariscano determinate cose, e poi comunque sviluppare una storia per la sesta stagione. E la vedo malissimo per il team Josh, in realtà male la vedo, e invece per il team Charles la vedo molto bene, perché comunque la relazione tra Charles e Liza pare andare bene. Però io vedo in Josh comunque quella cosa tipo che ci sta male, nonostante tutto, che lui e Liza abbiano troncato, e anche a me devo dire che non è che mi è andata proprio giù, però ok, cioè una cosa che non mi piace ci doveva essere, perché penso che in qualsiasi serie TV una cosa che non ti piace ci deve stare, perché cioè altrimenti è troppo perfetta la serie TV. E niente, queste sono le mie impressioni. Spero che voi possiate guardare Younger fino alla fine,
potete sclerare con me, fatemi sapere nei commenti, soprattutto se siete Team Josh o Team Charles, perché è una cosa che mi interessa, perché se siete Team Josh voi meritate la mia amicizia, se siete Team Charles invece sarete sempre miei nemici per la vita. Vabbè, scherzo, comunque ci sta che ognuno abbia i propri gusti. Io li accetto tutti, tranne il Team Charles. Fatemi sapere la vostra opinione, se comunque voi la consigliate oppure no, perché io la consiglierò sempre nella vita. E niente, va bene, questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!